Alzi la mano chi non vede l'ora di giocare a Metroid Prime 4. Bene, bravi, ora abbassatela e fate un respiro profondo perché probabilmente dovrete aspettare ancora molto, almeno 2 anni. Come sappiamo è stata la stessa Nintendo a gennaio ad annunciare il cestinamento del progetto che sarebbe ripartito da zero, questa volta affidandolo ai Retro Studios, i veterani che firmarono la trilogia originale. La cattiva notizia è che non solo tutto tace dal fronte Metroid Prime 4, ma sono gli stessi sviluppatori ad essere ancora in cerca di numerose figure chiave all'interno del loro organico, tra cui un art director, probabile segno che i lavori siano ancora in alto mare. Ma c'è anche una bella notizia e mi raccomando, lasciate un like e iscrivetevi al canale se siete nuovi attivando la campanella delle notifiche, così potremo continuare ad aspettare insieme il ritorno di Samus Aran. Dicevo, la buona novella arriva direttamente da Twitter, dove l'utente LeakyPanda, che si è distinto in passato per averci preso con The Leak su Super Smash Bros. Ultimate, ha sganciato una bella bomba. Sarebbero ben 3 i titoli in sviluppo riguardanti la saga di Metroid. Oltre al Prime 4, Samus potrebbe affacciarsi su Switch con la tanto vociferata Metroid Prime Trilogy HD e un remake in 2D di Super Metroid. E guardate che come scenario non sarebbe poi così assurdo. Mi spiego. È da tempo che aleggia lo spettro del remaster della trilogia originale, che secondo più di un insider doveva essere annunciata agli scorsi di Game Awards. Con il reboot improvviso dello sviluppo di Metroid Prime 4 sarebbe stata rimandata, a data da definirsi, anche la collection pensata principalmente come antipasto per il nuovo capitolo. E quale occasione migliore se non i The Game Awards di quest'anno, che si terranno fra 2 settimane, per annunciare a sorpresa non solo la Prime Trilogy HD, ma anche il primo trailer di Metroid Prime 4. E magari chissà, questa volta riusciremo anche ad andare oltre il logo. La remaster di Super Metroid avrebbe perfettamente senso, perché si andrebbe ad inserire in continuità con quanto già iniziato da Samus Returns. Sviluppato da Mercury Steam nel 2017 per 3DS, l'episodio era un remake del secondo capitolo The Return of Samus, uscito originariamente su Game Boy. L'operazione era stata accolta calorosamente sia da pubblico che critica, quindi avrebbe senso andare avanti e passare a svecchiare il terzo capitolo, ovvero Super Metroid. Però ragazzi, c'è un però. Mentre Metroid 2 era un gioco fortemente limitato dall'hardware su cui era stato concepito, il Game Boy, e aveva bisogno di uno stravolgimento totale per poter parlare al pubblico di oggi, un trattamento del genere su Super Metroid è molto più rischioso. Mercury Steam andrebbe a toccare uno dei mostri sacri del genere e difficilmente gli sviluppatori potrebbero apportare modifiche senza far storcere il naso ai fan più accaniti. Mi immagino già le reazioni isteriche se venisse riportato paro paro il combat system più action di Samus Returns. Anche perché, diciamocela tutta, nonostante gli anni sul groppone, oggi Super Metroid è ancora godibilissimo e vi consiglio di andare a provarlo subito su Switch tramite l'app del Super Nintendo. Per quanto rischioso però spero a questo punto che la Nintendo ricominci a dare visibilità al brand anche tramite remaster e remake. È la strada più semplice e sensata per colmare questo grandissimo gap che ci separa da Metroid Prime 4, un'attesa straziante che noi fan non ci meritiamo. E voi? Pensate che vedremo qualche annuncio a sorpresa durante i The Game Awards? Ve li rigiochereste i Prime su Switch? Vi aspetto nei commenti. Io sono il Poro Michele, da Zebes, ciao!